riusciamo a raggiungerle? Così. Ah no! Il mio amico! Ho fame! Anch'io! Guardate, il manager è arrabbiato perché non ci sono nuovi clienti nel suo supermercato. Sta guardando le camere di sicurezza e vede che non ci sono nuovi clienti. È arrabbiatissimo! Ha premuto un bottone rosso. I laser? Beh... Ma come? Ma così ne arrivano ancora meno di clienti? Il manager sta bloccando il supermercato, per cui tutti i clienti restano lì per sempre. E come fa adesso a tenerli lì? Si mangeranno tutto. O meglio, se c'hai un cliente come me, mi chiudi dentro il supermercato e io mi mangio tutto. Tutto! È meglio per il manager, così compri tutto e lui è contento. Ma io non compro niente, mangio e basta! Devi comprare per forza, sei in un supermercato, non è che puoi mangiare cose gratis. Ah no, io pensavo che potessi mangiare tutto gratis. No, proprio no. Andiamo, dai, allora. Quindi c'è il manager che è arrabbiato perché non ha più clienti nel suo supermercato. C'è chiuso qui con i laser. Ci sta guardando dalle camere di sicurezza. E dove sono le camere? Ci ha chiuso dentro, così compriamo tutto. Secondo lui compreremo tutto. C'è una cassiera qui. Voglio andare a casa. Sono è un maschio, ma vabbè. Ah, ok, scusa, non l'avevo visto. Quello dietro dice: sono così annoiato. Il manager è pazzo? E l'altro dice quello che direbbe sempre Vitale: ho fame! Andiamo, amico mio, anch'io anche ho fame. I cassieri sono prigionieri del manager che è impazzito. Andiamo vuole dal che mio compriamo amico. Tutto. Sto andando dal mio amico che ha fame, così abbiamo fame in due. Non possiamo, anzi, io mi metto dentro al carrello e tu mi spingi, ok? Sì, vabbè, ciao! Dai, non si spinge sto carrello, è bloccato. Il carrello. Ok, chi c'è qui? Qui c'è uno che balla. Che balla? Sì, presto! Esciamo dal supermercato. Esciamo. Google c'è? Translate. Allora, qui abbiamo tipo delle armi, di latte. Ma questi costano Robux. Ah, purtroppo. Ok. Lasciate un mi piace se volete che compro qualcosa con i Robux. Allora, no, mi sono già sfracellato. Primo sfracellamento di Vitale. Ma come ho fatto? Che bello, non avevamo fatto ancora un escape room al supermercato. E io adoro esplorare tutto al supermercato. Io adoro il cibo. Dice reali forcla focrel. Forcla focre. Choco Puffs. Mi raccomando, non mangiarti tutto. I cereali, stavo vedendo quello che c'era qui, stavo esplorando. Qui ci sono i rice chips. Wow. E qui ci sono dei distributori. Vediamo se possiamo prendere qualcosa. Sto provando. Ah no, posso salire sopra, ma non posso fare altro. Ma non fa cliccare niente. Ok, allora qui, in questo supermercato hanno delle bottiglie di senape e di ketchup che sono giganti. Sì. E non si sa. No! Forse è per mangiare noi. Forse alla fine il manager mangerà noi e quello è il suo vero obiettivo. No. E dopo che ci mangia dobbiamo uscire. Sì. Da quella parte. Oh. Guarda, qua c'è un negozio. Shop. Ci sono i saldi. Vediamo che dice. Ehi, benvenuti nel mio negozio! Oh. Vuoi farti guardare in tutto il mondo? No, non voglio farmi guardare in tutto il mondo. Vabbè, diciamo di sì, da. Ehi, ma sono tutte cose carine! No, non compriamo proprio niente! Non c'è qualcosa gratis! Non c'è proprio Entriamo niente! Qui. Beh, alla fine è un negozio, quindi per forza dobbiamo certo. pagare. Wow, Tropical Holidays! Andiamo in vacanza! Non credo che sia il momento giusto. Siamo stati imprigionati nel supermercato dal manager. Non è possiamo vero, andare in vacanza adesso. Ehi, ok, guarda. Cosa c'è? Qua stanno vendendo dei personaggi. Tipo no, no, Lego. No, no. Questo è cioccolato, guarda. Cioccolato la ciliegia, cioccolato fondente. Credo che queste siano ancora delle salse. Vedi che ci sono le bottiglie lì. Non le ho assaggiate ancora, non te lo posso dire. I donuts! Ci sono i donuts! C'è la baguette gigante qui! Ti ha detto non farti distrarre dal cibo, altrimenti ti sfracellerai più spesso. Che fame! Oh, wow! Che dice il nostro amico? La panetteria! Qua ci sono... Oh, che grande, il latte è scambiato, che messaggio? Credo che voglia dire che il latte è andato a male. Perché allora usano Google Translate. Bisogna andare qua e cerca di non toccare il latte perché sennò me ne sono accorto. Capito? Piano, pianissimo, pianissimo. Ok. Ci sono le taniche di latte. Queste sono da 25 litri queste taniche di latte. Ehi, guarda, qua puoi raggiungere il tuo preferito. Il mio amico! Ho fame! Anch'io! Potete allearvi e andare a rubare tutto il cibo del amico, supermercato. Vieni, andiamo! Guarda, qua c'è un gelato misura XXL! Oh, che? E questo è fatto apposta per me, allora? Sì, ma non puoi andare lì perché ti sfracelli. Forse dobbiamo passare su queste patatine? Sì, ma come facciamo a raggiungerle? Così! Ah, no! Vitale ha dimostrato come... Ah, dobbiamo evitarle!
tenerle. Dobbiamo evitare le patatine, ma si scivola. Sì, ma si va velocissimo. E voilà. No, sono morta. Anch'io. Oh, ecco. Sono riuscito a salvare, però. No, vabbè. Anche io, cioè, sono morta, ma le mie parti sfracellate hanno salvato. Fighissimo. Vai attraverso la palestra della giungla. Bellissimo. La palestra della giungla. Ma ti rendi conto? Stai lì con le scimmie a fare la palestra. È un parco giochi, tipo il data party. Che figo. Guardiamo un po' com'è fatto. Vediamo qui, andiamo a scivolare. Non si scivola su quest'acqua, però ero io. No, quello. Non devi passare lì, credo. Non avevo capito. Credo che dobbiamo passare qua. Ok, passiamo da qui. Forse bisogna evitare gli ostacoli. Sembra il data party, che bello. Sì. Wow. Oh, hai visto? Qui stavamo girando tra le palline. Via, via, via. Chi arriverà prima questa volta? Aiuto. Io arriverò prima. Wow, che figa. Che Ma qua si può passare senza bisogno di saltare. Sì, sì, ciao, ciao. Noi stavamo saltando su gli ostacoli quando in realtà potevamo semplicemente passare. Ma io ho già finito tutto questo. Dai, sbrigati, Rita, no, sono in vantaggio io. Voglio rimanere qua, è troppo divertente questo gioco, voglio rimanere qua. E poi lo rifacciamo. Ciao. Ciao, ciao. Qua a giocare. No, no, sono caduto e sto ricominciando tutto da capo. Dove sei caduto? C'è un punto dove si può scivolare e ti fa ritornare indietro praticamente. Non ci credo, adesso è Anita in vantaggio. Vedi, ho fatto bene io a fare tutto con calma. Dove sei? C'è lo scivolo là sopra. Attento allo scivolo, attento allo scivolo. Come attento allo scivolo? È perché si scivola. Ok, questa era un po' una freddura. Io vado, ciao. Ma dove si va adesso? Non capisco, aiuto. Che figo. Devi andare sopra, cioè devi andare nello scivolo e poi cadrai qua. Posso scegliere un pupazzo? Tu quale scegli di questi? Aspetta. Oh, che figo, c'è il... Non è il polipo, è il calamaro. Vitale oggi non riesce a parlare. No, io scelgo il calamaro perché è troppo carino. Io scelgo il drago, che bello. Anche l'ippopotamo mi piace, però. Purtroppo, però, dobbiamo andare avanti. Dobbiamo scappare dal manager che ci ha rinchiuso nel supermercato. Sono in vantaggio, sono in vantaggio, non ci credo, sono in vantaggio. Tanto ora ti raggiungo perché tu ti farai distrarre dal nuovo cibo. Banane, ananas, pomodori, mele fluorescenti velenose. Ma che frutto è questo rosso con quattro? Sembra un bottone, non è un frutto questo? Boh, non lo so. Beh, visto che siamo nella sezione frutta, qual è il vostro frutto preferito? Scriveteci nei commenti il vostro frutto preferito. Il mio, va bene, ho tanti. Il mandarino. Strano che te lo sei ricordato. Però mi piacciono anche le ciliegie. Buone le ciliegie, io le adoro, soprattutto le amarene. Quindi qual è il tuo frutto preferito invece? Allora, mi piacciono le clementine, mi piacciono le mele, mi piacciono anche le ciliegie. Poi sì, ma uno ti ho detto di sceglierne uno. Uno no. Scegliere solo uno. Ok, la macedonia di frutta. No, io ho scelto il mandarino. Uffa. Andiamo nel libro, dice. Andiamo nel libro, allora. Ah, quindi stiamo andando nella libreria? Ma dai, scegli un frutto. Scelgo la banana, allora. Ah, pensavo le mele. Anche le mele, però la banana. È più facile da mangiare la banana. Siamo nella sezione libreria. Vediamo se c'è il mio libro. Ma è un labirinto questa libreria? Però credo che dobbiamo andare tutto dritto qua. No, mi sono sbagliato, Proviamo. Mi sono perso nella libreria. No! È più difficile pensassi. È tutto un labirinto questa libreria. Sì. No, anche qui è tutto chiuso. No, sono tornati indietro, ma insomma. Veramente. Ma dov'è la strada? Forse una trappola del manager. Forse dobbiamo trovare un libro ed entrare dentro il libro, come diceva lui all'inizio. Vero. O forse no. Un libro che aprirà. Sono riuscito a trovare la via d'uscita. Come? Non lo so. Dove sei? Da qui. Vieni, vieni. Dove sei? Eccoti. Guarda, guarda. No, vabbè. Era un tranello. Ce l'ho fatta. Fighissimo. Allora, bisogna salire qua sopra, tipo. Questo stai attenta, Anita. Mi piace un sacco finora. Sì. Piano, 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 piano. Mantieni l'equilibrio. Non cadere laggiù. E voilà. Quindi questa è la parte ancora in costruzione del supermercato. Sì. Siamo al piano di sopra. Patatine ancora. Oh, che fame. Buone. Mamma mia, che fame. Poi qua c'è tipo... Chi c'è? Tutto chiuso. Qua fanno patatine, è un panini. Fast food? Sì, ma è chiuso, mi dispiace. Oh, che fame. Non puoi fare questo a quest'ora. Io ho sempre fame. Tranquillo, sono qua i panini, guarda. Oh, ta-da! No. Saltiamo. Strano che non sei caduto nella salsa ancora. Ancora lo sono caduto. Non sono scivolato. Ok, salviamo.
Qua ci sono i vestiti. Il negozio dei vestiti. No, allora io torno indietro. Allora, ciao. Mangerò 8 panini. Questo supermercato è più grande, più un centro commerciale. Sì. Ma no, come ho fatto a scatellarti? Hai fatto cadere anche me. Ma è vero, io ero già caduto. La porta è chiusa. Come la porta è chiusa? Eh sì, lo so, ci sono i laser, li vedo. E quindi cosa dobbiamo fare? Scenderemo attraverso il salone di conservazione. Il salone di conservazione? Che cosa sarà il salone di conservazione? Forse le celle? Le celle frigorifere? Ah, quindi ci sarà altro cibo qua, ma ci sarà cibo. Scenderemo attraverso il salone congelato. Di congelato. Vediamo. Nel frigo? Andremo nel frigo? Sì, ma è tutto congelato, mi dispiace, non puoi mangiarlo. Ma dove sta andando? Oh, no, perché? Non mi ha fatto salvare in tempo e quindi devo rifare tutto. Sto ancora saltando. No! Sulle magliette. Io sono un sacco in alto invece. No. Sono dove c'è, ci sono tutti gli scatoloni. E qua sicuramente ci sarà un labirinto. Per Vitale. Oh no, quindi, già non riesco a passare le magliette. Mi metto pure il labirinto. Vitale, sfracellato. 3 days later. Eccomi. 3 giorni dopo è riuscito ad arrivare Vitale. No, non è un labirinto, vedi, era solo un passaggio. Ah, saperlo, sarei potuta passare. I ventilatori. Attento, questi ti sfracellano. Ah, sono sempre più veloci. Io pure. Ciao. Cos'è questo? È un alieno. È all'ultimo. Ma cosa c'entra? C'è un alieno nel supermercato. Allora, Anita, ho scoperto che cosa vende questo alieno. Che vende cosa? Dei barili e dei tappi di sughero. E guarda. Non è proprio quello che mi aspettavo che vendesse un alieno. Vedi, ci sono i barili qui a destra. Ah, se ci parli dice: ehi, vuoi comprare una mappa del labirinto? Vuol dire che tra poco ci aspetta un labirinto gigante. Io ho detto sì. No, costa 45 robo. Ciao, allora. E allora vado da sola, sicuramente sarà difficile. Allora, ah, questo è il labirinto. Okay. Però qua c'è una freccia. Se c'è la freccia, allora dai. Strano però che l'hanno reso così facile. Magari è una freccia che ci sta portando verso il mostro. Qua c'è un'altra freccia. Oh no, io non lo sto vedendo. Forse più. Forse chi ha creato questo gioco si è reso conto che era troppo difficile. Aiuto, Rita! Ah, ecco, ti avete trovata. E quindi ha detto: ehi, mettiamo delle frecce, altrimenti non usciranno mai. Non ci credo che era così facile. Aspetta, ma c'hanno... Ah, è non ci hanno mangiato. È strano che era così facile. Come mai ci hanno voluto aiutare? Vediamo che dice qui il nostro amico. Forse siamo simpatici al manager. Altra porta chiusa. Sì, dove dobbiamo passare adesso? Oh no, nella cella. La cella frigorifera. Il congelatore. Ci congeleremo pure noi. Ok, allora forse qui dobbiamo essere veloci. Vediamo. Via. Non lo so perché, ma sento freddo davvero. Evitiamo questi prosciutti. C'è davvero freddo. Altre scatole. Attenta perché qui ha allagato. Ehi, però è stato abbastanza facile adesso. Forse. Sì, stiamo uscendo dal frigo. Che freddo! Salviamo subito, oh salviamo. No! Qui ci sono i laser, attenta che questi laser ci fanno prendere fuoco però. Io odio i laser. E poi passiamo dal freddo al caldo. Ehi, forse stiamo simpatici al manager perché tu... Sono inciampato. Non pensavo di stare andando nella direzione giusta, invece stavo andando in quella sbagliata. No! L'ascensore. Quindi forse che siamo simpatici al manager perché tu ti vuoi comprare tutto da mangiare. Quindi il manager ha detto: che bello, farò un... Quindi stiamo andando nel suo ufficio, dici? Sei riuscito a entrare? Sì, nell'ascensore. Ah, ok, io ho visto che passavi dalla porta. Questo è un altro magazzino. Siamo ancora nei magazzini. Ehi, fammi vedere che cosa c'è qua dentro. No, guarda! Da qui si riesce a vedere che... Ma che cosa stai facendo? Ti sei sfracellata. Cosa riesci a vedere? Guarda, da qui si riesce a vedere che è tipo un labirinto con i laser. Sì, laggiù c'è anche qualcuno che ci aspetta. Chi sarà mai quello laggiù? È un nostro amico, Dai, andiamo, passiamo attraverso i laser. Aiutano. Perché le persone che stanno lavorando al supermercato, anche loro vogliono scappare dal manager che li vuole rinchiudere dentro per sempre. Io lo capisco, come ho fatto a sfracellarmi al secondo laser? E i laser sono più difficili. Sono più grandi, vedi? Sono più larghi. Dai, qua puoi salvare. Sei riuscita, davvero? Brava! Ma non possiamo prendere questo trattore? Io no, ci provo. No, purtroppo no, sarebbe stato... Ehi, divertente. Guarda! Guarda, è in pandanza con la mia maglietta, lo vedi? È vero, Vitale è team giallo oggi. Io sono team fucsia fiocco. No! Vitale... Perché continua a sfracellarmi? Perché sei schiappa! Non è vero! Dai, laggiù c'è qualcuno che ci aspetta. Dai, aspettami però, così almeno facciamo insieme. Ma tu ultimamente stai sempre vincendo i badge. Questa volta voglio vincerli prima io. Voglio arrivare prima io. Dai, andiamo, guarda, sono qui. Sfracellato dietro di te. Ma ancora? Non riesco a capire come faccio a sfracellarmi così tante volte con questi laser. Io salvo subito. Ok, ho salvato.
Vediamo se Vitale ce la fa. Dov'è? Eccomi, eccomi, sono qui, sono qui. Forse ce la faccio. Non ti vedo nemmeno. E adesso? Ah, eccolo. Dai, eccomi. Ultimo. Ce l'ho fatta. Sì, l'ho fatta salvare subito. Ok. Andiamo a parlare con il nostro amico. Il nostro amico, che ci dice? Oh, amico. Oh no, ho sbagliato, aspetta. Che ha detto? Attraverso l'uscita. Abbiamo finito, dici? Non lo so se siamo riusciti a scappare. Vediamo. Quale uscita? Ah, qui c'è una porta aperta, vedi? Ah, ma io non sono andato di là. Siamo davvero all'uscita. Io non sono uscito. Aspettami. Ehi, aspettami. Sbrigati, c'è la porta. Sto uscendo adesso, non l'avevo vista la porta. Eccomi. Guarda. Siamo. Vai, da dove? Ma che succede? È perché questa è la parte dove stanno lanciando la frutta, vedi? Ah, ma prima la stavano lanciando, non l'ho vista muoversi. Ehi, state rovinando i vetri. Ci sono le macchine qui parcheggiate. Quindi, forse c'è il peggio adesso. Dice di che cliccare dice? Qua. Ah, dobbiamo prendere il drink. Veloce, corrisci. Corrisci per sicurezza. Di correre, dice corrisci. Dov'è il drink? Ah, ecco. Che figo, io adoro la super velocità. Sì, via. Wow, sono anche super luminosa. Salviamo e ho preso il L'hai manager. Preso? Ma ce l'abbiamo fatta. Hanno arrestato il manager, guardate. Oh. Ora usa utilizzare le tappe verdi per giocare più giochi di divertimento come questo. Molto bene, grazie. Vediamo, guarda il manager. Ti hanno Marito, arrestato. Ottieni giù. Volevo solo più clienti, poverino. Sì, ce l'abbiamo fatta a scappare dal manager cattivo. Fa un po' pena però che l'hanno arrestato. Lui voleva solo più clienti. Vediamo se riusciamo a entrare. No. Nella macchina della polizia. Nella base della polizia. Un attimo. Non ho capito una cosa. Ma perché questi poliziotti sono talmente tanto alti e le macchinine con cui sono arrivati sono talmente tanto piccole? Infatti non ci entrano là dentro. Forse perché sono arrivati. Ah, sono arrivati con l'elicottero. Guarda, c'è la pizza lì. C'è la pizza. Dove è la pizza? Pizza. Forse dobbiamo. No, oh, non mi fa passare! La pizza! Mi che dispiace, fame. Ma non fa andare qua dove c'è la pizza. Quindi... Questo non è giusto, per niente è giusto. Quindi è tutto finito bene. Il manager è stato arrestato. Noi abbiamo preso il badge e ce l'abbiamo fatta! Yeah! Lasciate un bel mi piace e ora vi lasciamo qua. Quattro caselline su cui cliccare per vedere i nostri altri video. Cliccate su quella che preferite! Buona visione! Ciao!